una maglietta rosa che è il portiere di Roma? Quello? Una maglietta rosa. È nostra, sono due portieri, guarda. Ah, il secondo portiere? No, sono due portieri, abbiamo due. C'è un primo, un secondo portiere, ancora a questa età, cioè uno si gira. Giocano tutti e due a pari merito. Ah sì, no, no. Sì, no. Rispondete, Monica. Pronto? No, sono Mauro, sono chi è? Monica. Ah, ciao Monica. No, no, perché lui sta facendo il filmato. Puttana, ma perché? Monica ancora risponde, ma non ho capito che... Dai. Pronto?
Cos'è successo? Posso parlare? Vabbè, dai. No, non mi porto alla stazione, mi porto all'albergo, si va via con il taxi un'altra volta. Vabbè. A mezzogiorno e un quarto, detto. Va bene. Sì. Luca, cavolo! Come fanno a giocare? Allora, a parte... Ma anche loro c'hanno lo stesso campo, non è che solo noi, eh.
Mussolini adesso, allunga Pirello, allunga la squadra, dentro, dietro, vai, vai, da destra a bocca, è dietro. Gioca, ti vedere, Gioca, ti vedere, Ale, Colombia, diagonale, Ale, diagonale. Vado, fascia, sempre in fascia. Più avanti! Thank you.
molto molle. Dai, dai, un po' di forza! No, ma non è che sono... non è che ci vuole la forza. Devono battere il cacciutango più avanti, ora lui sta battendo il cacciutango da troppo lontano lui, ora. Carlo! Boh, vabbè. Dunque è troppo lontano, non ci arriverà mai la parola. Io per me mi faceva vedere il pallone che mi vicino, capito? Cioè si raggruppano tutti in fondo, ma qualcuno deve venire avanti anche. Sì, ma fanno uno spostamento, però il problema è che è lontano, cioè è lunga la caccia d'angolo lì, arrivare in centro campo, in centro area. Ma poi ora lì questa volta è una cosa. Thank you.